Bella Froci e bentornati con Esector. Sono tornato con voi con un nuovo video di Modern Warfare 3 e siamo qui con una mob con l'UMP45 presa un po' di tempo fa. Allora, vi descrivo intanto brevemente la classe. Stavo utilizzando, come appena detto, l'UMP45 accessoriata con silenziatore fuoco rapido. Come secondaria avevo l'MP9, che è MP9? Sì, MP9, ragazzi, che io reputo addirittura forte, più forte di alcuni fucili d'assalto. È veramente forte, allo stesso tempo precisa. E niente, i primi tre bonus, ovvero i bonus iniziali di questa classe, erano gioco di prestigio, inflessibile e mira stabile. Nello specialista invece avevo assassino, sciacallo e predatore. Ragazzi, se volete andare per una mob diversa dalle solite, ovvero dalle solite armi, cioè MP7, ACR, provate quest'arma che molti di voi hanno un po' sottovalutato, no? Dicendo che non è forte come quella di Modern Warfare 2. Certo, quella di Modern Warfare 2, ragazzi, era veramente un MP45 devastante, no? Che tipo, se non sbaglio, con due colpi alla testa uccideva. Però, ragazzi, devo dirvi che ultimamente ho giocato solo con quest'arma e intanto mi sono divertito come un pazzo. Non mi sono mai divertito così tanto in questo gioco. Infatti sono veramente felice di aver scoperto quest'arma, ma è veramente forte, ragazzi, soprattutto in delle mappe piccole come ad esempio può essere Dom, Bootleg, perché da vicino quest'arma qua è veramente pazzesca. È da lontano che pecca un po', perché ha un rinculo, insomma, cioè tocca a voi controllare sto cazzo di rinculo di quest'arma. No, vabbè, dai, a parte gli scherzi, da lontano si sballa un po' tanto, sballa un po', balla. Sballa perché deve sballare. E no, niente, ragazzi. Quindi, se volete magari provare delle nuove mob, veramente io ve la consiglio tanto, ecco. Niente, ragazzi, sono felice di commentare questa partita. Scusatemi il ritardo, se ho ritardato di un paio di giorni questo commentary, ma ho avuto dei problemi e quindi non potevo caricarlo prima, non potevo fare altrimenti. Quindi scusatemi ancora. E ragazzi, ho una notizia bellissima da dirvi. Finalmente mi è arrivato la Vermedia Game Capture, no? Come molti di voi sapranno, è quella scheda d'acquisizione che è appena uscita sul mercato, se non sbaglio. Simile al PVR, registra veramente molto bene. E niente, questa parte qua non ho ancora registrato quella Vermedia, quindi è sempre il solito HDPVR del mio amico. Verranno registrate le prossime partite con la Vermedia, quindi rimanete sintonizzati sul canale, anche perché così potrete vedere se alcuni di voi non l'hanno già vista, la qualità, cioè come fai video, oppure se magari alcuni di voi non sono sicuri se prendere la scheda d'acquisizione, magari la guardano e magari possono prendere una decisione definitiva. Io personalmente, ragazzi, ve la consiglio perché sul mercato, a mio avviso, è la scheda d'acquisizione che fa i filmati in HD migliori in questo momento, e il prezzo d'acquisto, come cazzo si dice, è veramente ottimo, cioè 150 euro, quindi non è neanche così tanto, mentre il PVR 200, se non sbaglio. Comunque siamo lì, dai, cioè veramente, ragazzi, se volete fare dei video, no, prendete questa scheda d'acquisizione che veramente fa dei video fantastici. E niente, ragazzi, come detto, rimanete sintonizzati perché prossimamente verranno delle mob un po' strane. Il prossimo video, molto probabilmente, lo anticipo di già, sarà un triple commentary, forse, o un triple o un double commentary, quindi spero che verrà simpatico come commentary. E ragazzi, guardatevi tutto questo video perché l'ultima kill è stata veramente sculata.
se così si può dire. E non voglio anticiparvi nulla, veramente guardatevelo perché in quel momento, cioè proprio ho detto qua muoio. E invece sono stato fortunato, ecco. Anche perché se morivo, lanciavo il joystick e non avrei più toccato la PlayStation. Guardate qua, adesso. Mamma mia, ragazzi. Cioè, non so se sono io che ho avuto culo o se era il tipo davanti a me che era scarso. Comunque niente ragazzi, il video è finito. E lasciate un mi piace, commentate. Grazie per l'attenzione, ci sentiamo alla prossima. Ciao grandissimi.